Mister Antignani, un successo che possiamo dire corona una grandissima stagione, la tua prima da allenatore. Sì, alla grandissima, era quello che volevamo, lo avevo chiesto ai ragazzi perché io non avevo 2 anni fa festeggiato l'addio al calcio, oggi per l'ultima volta ho messo le scarpette che eravamo sotto di 1-0 e in 10, per un'espulsione assurda tra l'altro perché non ho detto niente ragazzo, dopo aver subito un gol di 2 metri in fuorigioco. I ragazzi mi hanno supportato in tutto, sfiorato pure il gol, ha segnato Petito, felicissimo, una stagione alla grande da incorniciare. Una domanda ovviamente sul futuro, se sarà ancora in panchina l'anno prossimo, su questa panchina. Io spero di sì, poi vedremo col presidente e decideremo insieme. Io spero di sì perché abbiamo fatto un qualcosa di straordinario che si possono migliorare. Direttore sportivo del Lanciano Dorazio, indipendentemente dalla partita, diciamo un finale di stagione che forse non vi aspettavate a livello societario. Io devo semplicemente complimentarmi con questi ragazzi, gli unici rimasti. Oggi siamo arrivati in 13, di cui la rosa c'erano 3 portieri, quindi in realtà eravamo in 9. La società è assente, nonostante ciò avevamo l'obiettivo, io personalmente insieme alla squadra, mister Bellet, di portare questa nave in porto, e quindi l'abbiamo attraccata pure oggi, quindi abbiamo finito il campionato regolarmente, e dal mio punto di vista noi è come se avessimo vinto un campionato, perché solo noi sappiamo quello che è successo durante queste partite di eccellenza. In più, quindi, ringrazio tutti i giocatori che sono ammirevoli, ringrazio mister Bellet che ha fatto un ottimo lavoro, ringrazio tutta la tifoseria e sportivi di Lanciano insieme agli ultra che ci hanno incitato anche oggi, quindi non posso che dire grazie. L'unica soddisfazione, abbiamo cercato proprio di non umiliare questo Lanciano che ha un nome così pesante, perché ha un curriculum di alto livello, ma grazie alle famiglie precedenti, e mi spiego, famiglia Maio, famiglia Angelucci, famiglia Mercadante, adesso senza che vada indietro, quindi aver mantenuto la categoria, anche se gli obiettivi inizialmente erano diversi, secondo me è stata una grande, grande impresa. Riguardo la società, che cosa pensa e se si aspettava magari altre risposte in quest'ultimo periodo? Beh, la società è uno spettacolo. Cioè, cosa devo pensare? Quando sono arrivato si sono presentati come una holding attraverso il direttore generale, che questo club, quindi cosa posso dire? Per me è stato un motivo di orgoglio avere partecipato con questa società. Io non devo dare nessuna risposta. La città, la regione e l'Italia, e come dicono loro nel mondo, hanno visto tutti il merito di questa società. Grazie.